Salve, benvenuti a voi sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Vi invito a registrarvi e a lasciare un like perché mi è necessario. Mi servono queste cose da parte vostra per accrescere il canale. Adesso passiamo alla realizzazione dell'ipoclorito di sodio. L'ipoclorito di sodio è un ottimo disinfettante e si può creare in casa senza molta difficoltà e non è neanche del tutto pericoloso. Perché nasce la necessità di realizzare l'ipoclorito di sodio? Perché attualmente, a causa di quello che sta succedendo nel mondo, i classici disinfettanti stanno praticamente sparendo dai supermercati, se ne trovano pochissimo. Infatti, molte volte viene suggerito di utilizzare una soluzione a 75% di alcol per pulire i superfici, ma l'alcol non se ne trova. Quindi la soluzione sarebbe quella di utilizzare dell'ipoclorito di sodio, ma l'ipoclorito di sodio neanche non è molto fattibile da trovare. E adesso vi faccio vedere come realizzarlo in casa. Passiamo praticamente all'illustrazione di come si può andare a realizzare l'ipoclorito di sodio. Io utilizzo questa tecnica che ho imparato quando andavo alle scuole medie, grazie a un ragazzo che adesso attualmente si è laureato e lavora nel campo farmaceutico. In pratica consiste nell'utilizzare una vasca, ovviamente i due liquidi, in questione comunque acqua salata, devono essere separati e le due sostanze non si devono toccare per non dare inizio a una reazione chimica molto acida. Quindi nell'acqua vanno immersi due elementi in metallo. I due me elementi in metallo verranno attraversati da energia elettrica positiva e negativa. Nella parte che interessa a noi, la parte negativa, lì si andrà a formare l'ipoclorito di sodio. Invece nella parte positiva andrà a formarsi una sostanza molto acida che potremmo utilizzare anche per pulire il gabinetto. Ovviamente vi suggerisco di non utilizzare questa sostanza per pulire le superfici metalliche perché le va a corrodere, le va a rovinare. Che tipo di alimentazione possiamo usare? Io ho usato il mio alimentatore a 12 volts, ma voi potete usare anche delle batterie oppure un caricabatterie di, come si chiama, per i telefonini che sono 5 volts. La differenza la farà sui tempi con cui la sostanza andrà a formarsi. Adesso andiamo a vedere come realizzare fisicamente e materialmente l'ipoclorito di sodio. Quindi, allora ci serviranno due contenitori in plastica perché, come abbiamo detto prima, il materiale, il liquido, non si devono toccare. Poi ci servirà, diciamo, del materiale ferroso per fare ponte tra i due liquidi, due mollette. In questo caso io ho utilizzato per i contatti anche dei chiodi, dei fili di rame e ovviamente ho preso dei perni calibro più o meno 12 per fare questa operazione. Adesso vi mostro come deve essere montato il tutto. Ovviamente in questo video vi mostro in linea di massima come realizzare diciamo questa cosa qui, però voi potete utilizzare qualsiasi sistema, potete usare anche contenitori dei gelati oppure quelli degli yogurt. Basta, l'importante è che siano in plastica e che i due materiali, i due liquidi, non vanno in contatto. A questo punto io ho preso un altro contenitore di plastica, ci ho versato dell'acqua demineralizzata, l'ho presa praticamente dal mio circuito di riscaldamento perché da lì esce la condensa, ho preso da lì l'acqua, oppure potete usare anche acqua da rubinetto. In questo caso qui ho preferito acqua demineralizzata, ho dovuto riciclare un po' quello che arriva dal circuito di riscaldamento.
e come vedete ho aggiunto parecchio sale. Qual è la quantità giusta? Praticamente regolatevi voi, in pratica l'acqua deve essere satura di sale, lo noterete dal fatto che il sale comincerà a non sciogliersi più. Per mescolare il tutto ho usato un pennello, mi trovo quello tra le mani, ho usato questo. Ovviamente potete usare anche una bacchetta di legno, un pezzo di ferro o il cucchiaio stesso per mescolare l'acqua. A questo punto passiamo al versare la metà del composto salato nei contenitori, quindi metà una parte e metà l'altra. Non è importante la precisione, l'importante è che abbiano più o meno la stessa quantità. Mi è rimasto un po' di sale sotto. A questo punto ho preparato il tutto, quindi ho applicato il terminale negativo e il terminale positivo su le due mollette, che sono ovviamente collegate con un fil di rame, in modo che l'energia scorra sui perni da 12. Ok, dal momento in cui comincio ad alimentare il tutto, l'energia elettrica comincia a passare tra l'acqua salata e comincia a dare una reazione, si vede proprio una reazione. Le bollicine che si vedono fuoriuscire dall'acqua non è altro che ossigeno e idrogeno. Entrambi i gas non sono nocivi per l'organismo, sia l'ossigeno che l'idrogeno. Ovviamente se respirate a pieni polmoni qualche danno lo può fare, però così nella proporzione in cui viene liberate nell'ambiente non sono tossici. In effetti una cosa interessante che si comincia a intravedere è anche che il colore dell'acqua comincia a cambiare. Praticamente le due sostanze, in base a dove passa la corrente, assumono un colore differente. Praticamente nel lato negativo dovremmo avere una sostanza abbastanza biancastra, invece dove passa la corrente positiva avremo una sostanza scura. Noterete galleggiare sull'acqua una patina quasi scura, perché è il rilascio della parte metallica dell'elettrodo nell'acqua. Però dopo andiamo a fare il filtraggio e andiamo a eliminare questa parte che non ci serve. Ecco, dopo un po' di tempo questo è come si presenta alla fine. Come potete notare è diventato molto scuro, quasi verdastro da un lato, e quest'altra parte qui quasi arancione. A noi interessa questa parte chiara, la parte arancione della sostanza. Quella parte lì verdastra andremo a utilizzare per il gabinetto per pulire. Quindi con l'aiuto di guanti, imbuto e un pezzo di stoffa di cotone va benissimo, andremo a fare praticamente il filtraggio del nostro disinfettante. Come si presenta la soluzione dopo il filtraggio, quasi di colore giallo.
a questo punto non ci resta altro che versarla in una bottiglia, allunghiamolo con ulteriore acqua, in questo modo di non avere una soluzione del tutto pura. Cerchiamo di diluirla. Infatti di solito è richiesto una proporzione di 1% di questo tipo di sostanza chimica nell'acqua. Quindi non eccedete troppo con questo tipo di materiale. L'1% parliamo su di un litro 10 ml e più o meno. Quindi non è molto difficile, più che altro ci servirà un po' di materiali per fare questa cosa. E vi raccomando, come in ogni caso, anche se non è una sostanza chimica che a me nel corso degli anni abbia portato mai qualche problema, infatti l'ho sempre utilizzata quando ero giovane per fare degli giochi nel campo chimico insieme a sto ragazzo che ho conosciuto, comunque bisogna avere le giuste attenzioni. All'inizio, se avete visto i guanti, non li ho messi, li ho messi successivamente, ma voi mettete sempre i guanti, perché è bene non toccare direttamente quel tipo di sostanze chimiche. Vi raccomando sempre le proporzioni: 1% di questo ipocloro di sodio nell'acqua, quindi su un litro d'acqua in teoria sono 10 ml, ma anche 20 potrebbe anche andare bene. Quindi vi auguro a voi una buona giornata e spero per voi che stiate bene. Arrivederci a tutti.